Ciao, eccomi qua in un nuovissimo video. Questa volta, anziché darvi un consiglio, l'obiettivo del mio video è quello di mettervi una pulce nell'orecchio. Eh sì, oggi il tema è il risparmio e anziché iniziare a parlare di risparmio all'interno della casa, voglio parlare della macchina, dell'auto. Noi sappiamo benissimo che il costo dell'auto per ogni famiglia, per ogni persona è un costo veramente abbastanza importante, un costo anche fisso e sappiamo anche che purtroppo il prezzo del diesel, ma anche della benzina, sta aumentando sempre di più, sempre di più. E chi lo sa se si abbasserà? Sinceramente, non lo credo proprio. E in questo periodo, cosa ho fatto? Ho cercato di informarmi sul leasing. Eh sì, perché dovete sapere che noi abbiamo una macchina. E prima andava bene anche perché è una macchina abbastanza grande, comoda, diesel, e andava bene. Adesso invece, visto che ci siamo spostati in un'altra città, siamo sempre a Lussemburgo, però ci siamo spostati in un'altra città, le esigenze sono differenti. Quindi in effetti noi abbiamo bisogno di un'altra piccola macchina. E quindi ci siamo informati un pochettino quanto può costare una macchina ormai elettrica, perché insomma, visto che ci sono le macchine elettriche, visto che il pianeta sta diventando sempre più inquinato, e quindi visto che c'è questo sistema un pochettino per cercare di non risolvere, ma almeno per controllare un pochettino l'inquinamento, perché no? E poi, tra l'altro, la macchina del futuro prossimo è quella, la macchina elettrica, l'auto elettrica, e non sicuramente con benzina o con diesel. Quindi ci siamo informati cosa costa acquistarla, ma abbiamo preso delle informazioni anche per quanto riguarda il leasing. Voglio dire, perché dicevo voglio mettermi semplicemente una pulce nell'orecchio, è perché noi ci siamo informati e la situazione è quella che vi racconto, che vi racconterò tra un poco. Però ecco, dipende da paese a paese. Vi dico già che comunque ci sono alcuni paesi che non si usa molto il leasing. In Italia si usa. È molto diffuso, molto diffuso nel nord, soprattutto Italia. E nel leasing siamo andati in varie concessionarie e devo dire che ci sono alcune concessionarie che non è per niente conveniente. È più conveniente acquistare l'auto. Tra l'altro sapete benissimo che lo Stato dà un'agevolazione per chi acquista auto elettriche, ma questi contributi che lo Stato dà non sono veramente sfruttati, perché a parte che comunque il costo è veramente elevato, quindi ci sono molte famiglie che non possono assolutamente permettersi una cosa del genere. Ma c'è anche una sorta di diffidenza, cioè nel momento in cui la macchina deve essere riparata, nel momento in cui nasce un problema, la gente ancora è un po' guarda la macchina, l'auto elettrica in maniera come se fosse qualcosa da extraterrestre, perché in effetti non è veramente un qualcosa, resta ancora un qualcosa di nuovo. Quindi c'è una sorta di diffidenza, nonostante che appunto lo Stato cerca di dà un contributo a chi acquista. Quindi questa sorta di diffidenza l'abbiamo sinceramente anche
io e mio marito, ma nello stesso tempo abbiamo voglia di provare questa esperienza della macchina elettrica. Quindi leasing, e abbiamo trovato una concessionaria che in effetti, se voi fate, bisogna fare proprio un calcolo economico, proprio preciso, e fare un calcolo mensile. Quanto costa la vostra macchina? Quindi nelle spese della macchina mettete il costo della benzina o del diesel, l'assicurazione, dividetela per ogni mese e vedete un pochettino quanto viene a costare. Le eventuali riparazioni, le tasse, e insomma, fate un calcolo mensile, vedete un pochettino quanto vi può costare. In più, poi bisogna aggiungere anche i vari fastidi. Nel momento in cui comunque la macchina ha un problema, siamo noi responsabili, i proprietari, quindi responsabili di prenderla, di occuparci, di portare la macchina dal meccanico, e insomma, di riportarla, insomma, a riparare. E più insomma il pensiero anche di dover pagare l'assicurazione, anche se mettiamo tutto scritto sull'agenda, però insomma resta un qualcosa, è sempre una nostra responsabilità. Con il leasing abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo chiesto il costo totale di quanto della spesa mensile e ci siamo resi conto che la spesa è veramente molto più bassa rispetto a un eventuale acquisto. Quindi, niente, quello che volevo dirvi è semplicemente questo. Controllate magari se se siete interessati ad acquistare una seconda, una terza macchina, o se volete, o anche una prima macchina, perché no? Perché ecco, acquistare attualmente una macchina a diesel o benzina, insomma, visto che dicevo il futuro è quella, la macchina elettrica, non so se possa essere veramente una buona scelta. Quindi, l'idea che volevo darvi è questa: il leasing, optate, magari prendete delle informazioni se vi va e vedete un pochettino, o se c'è tra di voi qualcuno che ha già fatto un'esperienza con il leasing, fatemi un pochettino sapere, perché noi stiamo prendendo seriamente in considerazione questa idea. Ancora non abbiamo fatto un contratto. Devo dirvi anche che siamo andati anche in altre concessionarie e là non era proprio il caso, nonostante abbiamo sempre preso informazioni per una piccola macchina elettrica, i prezzi erano veramente molto elevati. Quindi bisogna comunque fare un giro, confrontare i vari prezzi e tenere sempre presente i prezzi che comunque, le spese che noi abbiamo mensilmente, per far appunto un paragone. Io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, se il video è stato utile, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!